Buonasera mister, Ciao. Era curioso di vedere la squadra dopo più di un mese, che squadra ha visto? Ma guarda, c'è da precisare, cosa che non avevo detto prima, ieri in conferenza stampa, ma soprattutto per non dare, tra virgolette, qualche vantaggio ai nostri avversari. È stato un mese dove abbiamo lavorato, abbiamo lavorato sodo, però purtroppo abbiamo avuto dentro questo mese qualche problematica, soprattutto nel reparto d'attacco. Non a caso oggi Inglese non l'ho potuto utilizzare da subito, fra influenze, fra diciamo qualche botta, qualche noia. È chiaro che abbiamo avuto nel reparto d'attacco con Benedicia, con Inglese, con Miaila che non giocava da 2 mesi, sugli esterni Costa che non faceva una partita da tanto tempo, Koulibaly stesso che si è allenato solo con noi da 3 giorni in questa settimana. È chiaro che qualche piccolo problemino l'avevo messo in conto, però direi che la squadra è partita, ha giocato, l'impegno non è mancato. Abbiamo tirato in porta 16 volte, ma abbiamo preso la porta una volta con la traversa, e in questo dobbiamo sicuramente migliorare. Abbiamo alzato, no, qualche volta in più invece di fraseggiare, di giocare come avevamo preparato in settimana, e lì dobbiamo andare a insistere su certi movimenti in fase offensiva, dove a volte forziamo la giocata, no, invece di cercare di aggirare, lettura migliore nell'ultimo passaggio, nell'aggiramento per spostare la squadra avversaria. Però continueremo a lavorarci sopra. Però ripeto, è un peccato, perché poi abbiamo preso un gol, sicuramente un bel gol, abbiamo affrontato una squadra che sapevamo alla vigilia veloce, brillante, rapida, e quindi era il peggior avversario che potessimo incontrare oggi sotto l'aspetto della caratteristica, in virtù della nostra pausa lunga e soprattutto di qualche problematica che in questo mese di lavoro abbiamo avuto con 5, 6, 7 ragazzi che non si sono potuti allenare con regolarità. Però guardiamo avanti, li stiamo recuperando, questo è importante, non ci sono state problematiche, no, fisiche all'interno della squadra, e quindi è un peccato, perché ci dispiace davanti ai nostri tifosi. Volevamo fare una partita sicuramente migliore sotto l'aspetto anche tecnico, no? Sbagliando meno, però siamo arrivati là a calciare, dobbiamo migliorare questo aspetto e continueremo a lavorarci sopra per avere poi dei vantaggi. Intanto sono contento, insomma, che stiamo recuperando Benedice, stiamo recuperando Inglese, Miaila, ragazzi, questo è perché poi per vincere le partite dobbiamo mettere la palla dentro, c'è poco da fare, e quindi in questo senso il recupero di questi giocatori, come abbiamo avuto ad Alessandria, no? Erano arrivati a una condizione ottimale, e poi strada facendo, ripeto, qualche influenza e qualche problemino ha fatto sì che non si potessero allenare con la squadra, e ovviamente se non t'allini con la squadra, sei sul lettino, qualche cosina a livello di ritmo puoi perdere. L'abbiamo avuti tutti in un reparto, queste problematiche soprattutto, però andiamo avanti, li stiamo recuperando, quindi pensiamo ad andare avanti e guardare a quello che di positivo c'è stato e quello a correggere, ovviamente, perché sappiamo che dobbiamo migliorare e crescere sotto l'aspetto della qualità negli ultimi 30 metri, 25 metri del palleggio, nella scelta finale quando arriviamo a ridosso dell'area avversaria, perché in quello abbiamo margini importanti. Troppo forte forse dire che oggi doveva cominciare un campionato nuovo per il Parma, ma adesso che conosce meglio la squadra, pensa che abbia le carte in regola per potersela giocare con le squadre di medio-alta classifica, o manca qualcosina? No, ce la giocheremo, questo è sicuro. Resto convinto di questo aspetto. È chiaro che andiamo ad affrontare un campionato dove, ripeto, insomma, ci ha visto allungare il nostro periodo di sosta, dove abbiamo lavorato sicuramente, i ragazzi l'hanno visto, poi dopo è normale che il ritmo della partita, no? Come dicevo alla vigilia della presentazione, le amichevoli non le puoi fare, perché per il Covid vai in giro, vai a affrontare squadre, puoi rischiare di essere contagiato, quindi devi farlo in campo, in allenamento. Però ripeto, ho visto la squadra tenere il campo fino in fondo, in qualche elemento sapevo già prima che non c'era quella, ovviamente, quella gamba, quella brillantezza, perché purtroppo non si sono potuti allenare con noi, ma li stiamo recuperando, quindi insistiamo, lavoriamo, e sicuramente poi vedremo ancora margini, perché davanti l'abbiamo dimostrato anche in altre partite, abbiamo giocatori che ovviamente se possono stare sul campo ed allenarsi bene con continuità poi sono pericolosi, insomma, perché Benedicia, Inglese, insomma, Miaila stesso, oggi dopo 2 mesi rientrava dall'infortunio, è solo 8 giorni che si allena con noi, 9 giorni, quindi è normale che qualcosina potevamo pagar dazio, no? Sotto questo aspetto, però va bene, andiamo avanti, continuiamo a lavorare. È un peccato, mi dispiace tanto, perché anche la squadra per l'impegno profuso probabilmente meritava qualcosina in più, perché in porta c'è arrivata, ma dobbiamo essere più bravi, ancora più bravi, migliorare, e quindi
lavoreremo ancora. Ultima da parte mia, pensa, adesso mi è scappata la domanda. Vabbè, dopo, via. Lorenzo. Vado io allora, mister, buonasera intanto, rimango sull'attacco. Una curiosità relativa a Tutino, visto che ha nominato i precedenti giocatori del reparto offensivo. Ecco, Tutino non l'ha nominato, nelle sue sei partite ha fatto giocare tre volte titolare Tutino, una volta è subentrato alla panchina e nelle ultime due l'ex giocatore della Salernitana non è subentrato. È un indizio? No, in questo momento è chiaro che le caratteristiche della partita ci portavano a far giocare ragazzi che peraltro avevano fatto anche molto bene prima della sosta, no? Perché Benedice è inglese, no? E lo stesso Miaila che rientrava e aveva lavorato 9-10 giorni con noi, sempre sul reparto d'attacco, chiaro sono ragazzi che hanno, Bonni stesso che quando è entrato con uno spirito giusto, a 18 anni, però ragazzi dobbiamo anche aspettarli un po' questi, perché ovviamente hanno margini, possono sbagliare, possono i Benedicia, i Bonni, e quindi però avevano caratteristiche in quel momento della partita dove dovevamo spingere di più sugli esterni, è chiaro che i centimetri potevano diventare importanti dentro l'area, no? Contro una squadra strutturata nella linea difensiva è normale che il giocatore di gioco aereo, vedi inglese, vedi Bonni, vedi Benedicia, oggi con difensori con certe caratteristiche nei centimetri dovevamo essere, pareggiare questi duelli dentro l'area avversaria, no? E quindi per questo. Quindi anche in questo senso si spiega anche l'esclusione e sì. Poi l'ingresso di Mann. Sì, Mann volevo metterlo anche prima. Però era l'ultimo cambio, ne avevamo fatti già 4-3 insieme proprio per dare energia alla squadra, no? Ritmo in mezzo al campo con Juric, Koulibaly sugli esterni per spingere ulteriormente, no? Ancora di più, avevamo inserito inglese, no? Per dare ancora un cambio a Miaila, perché probabilmente sicuramente tutta la partita non ce l'avrebbe fatta, e quindi stavamo rinforzando ancora, volevo mettere Mann un po' prima, però purtroppo qualche ragazzo lo stava accusando, no? Avevo qualche ammonito in campo, quindi un mezzo fallo, una cosa, dovevo stare attento un attimo per non rimanere neanche in 10 nella partita, volevo farlo prima, ma qualche ragazzo poteva accusare, e quindi ho dovuto aspettare qualche minuto in più prima di inserirlo, perché purtroppo poteva starci dopo un mese, dopo 33-34 giorni che non si giocava, che qualcuno uscisse per crampi o perché il ritmo della partita, ovviamente non potevamo riavere i 95 minuti dopo tutto questo tempo, e quindi ho tardato qualche minuto per Mann, anche se avrei voluto, ripeto, metterlo anche un po' prima, però purtroppo quello che era la lettura della partita in quel momento mi diceva anche di pazientare, altrimenti saremmo potuti rimanere anche in 10, e non era il caso. Resto sul tema dell'attacco, provo a estorcerle magari un'informazione relativa al modulo. Allora, per vedere insieme Mann, tutti in inglese, tutti questi ragazzi, visto che le forze in attacco non mancano, quando saremo, si potrebbe bene, fare anche altre, cioè sono previste, certo, anche altre soluzioni, magari ci abbiamo lavorato, direi. Per quello che abbiamo potuto anche alla sosta, però ripeto, mi è dispiaciuto tanto non avere Benedicia, non avere inglese, purtroppo da fuori voi giustamente non lo sapevate, ma noi all'interno, questi ragazzi, Benedicia dopo la botta presa è uscito ad Alessandria, è dovuto star fermo un po' di tempo, inglese ha avuto qualche problemino anche lui per qualche contusione, poi l'influenza, una cosa e un'altra, quindi è dovuto star fuori. Miaila è rientrato da poco perché l'infortunio che aveva patito contro il Cosenza, no? Nella gara, no? Prima che io arrivassi, sono 2 mesi che praticamente non gioca, ed è chiaro che il ritmo, quando ti prende tutto quasi in un reparto, è normale che poi devi dargli modo e tempo a questi ragazzi di poter stare sul campo, allenarsi, mentre tutti lì ci si sono concentrati un po' i nostri problemi. Magari è un peccato, perché insomma avremmo avuto modo e meglio necessità oggi di averli un attimino un po' più già a posto, ma il destino è stato questo, quindi dobbiamo superarlo e andare a lavorare. Sono contento che hanno messo dentro un po' i minuti, un po' tutti, quindi continueremo a lavorare, e sicuramente stanno rientrando dalle rispettive problematiche, e quindi sicuramente con il salire della condizione, no, ci daranno una grande mano davanti. Senza cercare alibi, mister, però a questa squadra potrebbe mancare anche un
un momento positivo, no? Parlo della traversa di Vasquez, ad esempio. Sì, cioè, ha bisogno questa squadra di una situazione positiva, favorevole. Guarda, noi stavamo raggiungendola, no? Poi c'è stata abbiamo fatto due buone partite, no? contro Perugia in casa, dove abbiamo creato occasioni, siamo stati pimpanti, belli. Ad Alessandria abbiamo fatto un'ottima partita, rischiando pochissimo, andando vicini 5-6 volte, no? Abbiamo vinto 2-0, ma potevamo fare ancora anche il terzo gol, il quarto gol. Quindi stavamo raggiungendo quel qualcosa. Poi ci siamo dovuti fermare, abbiamo dovuto interrompere, e purtroppo dopo quella partita qualche ragazzo nel reparto d'attacco ha avuto qualche problematica di troppo. Questo ha fatto sì, non per colpa loro ovviamente, ma perché contusioni varie, botte, influenze varie o rientri da infortuni, e quindi allora dobbiamo, ripeto, recuperarli, migliorare anche noi in qualche circostanza nell'andare a servirli, no? Aggirando meglio, però questo sul piano del palleggio, abbiamo sbagliato qualche volta nell'ultimo passaggio, nell'andare a girare veloce per attaccare il lato opposto e creare la superiorità numerica, però ecco, ci stiamo lavorando, quindi è normale che qualcosina ancora venga un po' meno, però ripeto, i ragazzi hanno messo impegno dal primo al 95esimo minuto, ci hanno creduto, siamo stati arrembanti anche negli ultimi quarto d'ora, 20 minuti, e dovevamo essere un po' più tranquilli nella conclusione finale, nell'ultimo passaggio. Non c'è stata neanche quella fortuna, quell'episodio che lei richiamava giustamente, perché insomma per i 16 tiri in porta, insomma, qualche volta in più meritavamo anche noi di prendere solo una traversa, e poco per quello che insomma i ragazzi hanno poi messo dentro la partita. Guglielmo. Sì, mister, buonasera. Qualche difficoltà, come diceva lei, anche nella manovra, troppi lanci lunghi. Sì. Io l'ho vista. Dobbiamo migliorare. Non abbiamo, a un certo punto. Sì, ma questo è stato dovuto in qualche circostanza al fatto dell'avversario, no? Che ovviamente veniva a pressare forte in certe zone di campo, lo sapevamo, avevamo preparato delle uscite palla a terra per cercare di aggirare meglio e con più velocità i nostri avversari. Qualche volta l'abbiamo fatto bene, altre volte abbiamo forzato troppo e non dovevamo, però quello sarà motivo appunto di riprendere a lavorare, perché una volta ci sta, poi dopo nella continuità della manovra dobbiamo cercare, no, di essere più bravi nelle gare, nel venire a accorciare, sapere quando è il momento di andare e quando è il momento di venire alle gare con le punte, per cercare di costruire e aggirare le difese avversarie. Però quello ora magari c'è la volta che si fa la scelta di lungo invece di venire incontro, e quello è motivo di lavoro, di conoscenze. Più ci lavoreremo e più sicuramente ci saranno miglioramenti in questo senso, ma a volte si allunga, la punta allunga invece di venire alle gare, e questo fa parte della conoscenza, della lettura dei movimenti che stiamo preparando durante la settimana, e su quelli abbiamo margini di crescita, perché se oggi abbiamo tirato 16 volte, se li faremo ancora meglio è chiaro aumenteremo anche quella percentuale lì, e su quello solo stando sul campo e continuando a battere e avendo soprattutto questi ragazzi sul campo, allora ci puoi, no, lavorare. Se sono dentro sul lettino, purtroppo loro malgrado, no, per le problematiche che hanno dovuto subire, è chiaro che hanno preparato e provato un po' meno, no? Per quel motivo. Cassata è un giocatore che può aiutarvi nelle gare, certo. Diciamo le due fasi. Sì, volevo sapere come sta. È un giocatore tecnico, un giocatore che ha anche buon dinamismo, però il ragazzo viene da una problematica che ha avuto in precedenza, sta rientrando con noi, è arrivato da 3 giorni, è normale che nella conoscenza di quello che è un attimino la squadra, gli stiamo dando dentro degli allenamenti giusti, delle conoscenze giuste a livello dei compagni, tattiche, per cercare di essere importante per noi. Ci crediamo, oggi la partita. Volevo a quel punto di partita cercare un giocatore di stazza, di gioco aereo, che andasse a presidiare anche l'area di rigore avversaria, per avere un'altra soluzione nel momento in cui andavamo sugli esterni nei cross. Quindi Juric mi serviva che andasse a imbucare dentro la linea difensiva, a saltare di testa. Una volta ci è arrivato, è stato anticipato di poco. Quindi oggi mi serviva una caratteristica, in virtù dei centimetri che avevano i nostri avversari, di giocatori che quando c'era da andare, arrivavano ste palle laterali, di buttare dentro, no, con centimetri maggiori. Quindi la scelta è caduta su Juric, proprio perché su Somma, perché ecco, nella caratteristica del gioco aereo, no, hanno una stazza dei centimetri diversi. In quel momento della partita stavamo andando in avanti e dovevamo mettere anche, se abbiamo bisogno, anche dei gol dei centrocampisti che arrivano da dietro, e quella è stata una scelta dettata
dalla gara, che in quel momento voleva che andassimo a presidiare, a riempire l'area con più giocatori. Purtroppo, le faccio l'ultima domanda, purtroppo la domanda, parlare di mercato tocca sempre a me, però entriamo, non posso esimermi, sì. Entriamo nell'ultima settimana. Ma finalmente, anche questa è l'ultima settimana, no? L'ultima 8 giorni, 9 giorni, così alla fine quello che faremo, che si farà, poi chiudiamo la serranda, sì, infatti... anche i ragazzi che sono un po' così, ovviamente come tutte le squadre, questo non è assolutamente... Il discorso della partita non c'entra niente col risultato, non c'entra nulla, perché tutti i ragazzi che sono entrati in una mano, hanno giocato dando tutto quello che potevano in questo momento e l'hanno fatto nella maniera giusta, peccato per il risultato, ripeto, però mercato in questi 9 giorni, noi rimaniamo concentrati perché abbiamo un'altra partita, un recupero da fare. Però la partita è domenica, da qui a domenica lei sicuramente parlerà, se non l'ha già fatto con i direttori, da Collecchio che non si cercano punte davanti, no? Lei aveva detto faremo qualcosa davanti. Magari arriverà ancora qualcuno, qualche punta, qualcuno qualche per attaccante. Reparto, sicuramente arriverà qualcuno, okay, perché ovviamente, come dicevo ieri in sede di conferenza, no? Noi siamo anche figli di più partite in una settimana ora, vediamo che i ricambi con 5 cambi a partita sono fondamentali, quelli che escono e entrano, in più il Covid. Se becchiamo in 6 giocatori, in 5-6 giocatori, adesso abbiamo preso delle influenze che hanno tenuto fuori, fortunatamente non sono state influenze da Covid, ma hanno fatto stare 6-7 giorni fermi i giocatori, sono influenze di stagione, per fortuna. Se fossero state influenze da Covid, magari ti mancano 5-6 giocatori, è chiaro che devi provvedere, quindi in questo senso abbiamo parlato già con i direttori, con la società, per cercare di aumentare, no, nei reparti e quindi anche nel reparto d'attacco, come negli altri, in difesa, a centrocampo, anche Osorio stesso, per dire, no? Oggi aveva avuto un problema alla caviglia, un colpo e ha dovuto saltare alla sosta. Quindi, però Del Prato ha fatto una buona gara, sono contento del ragazzo che ha interpretato bene, molto bene la gara, la partita, con spirito, quindi dobbiamo continuare e continuare a cercare di recuperare gli effettivi. Costa farà la seconda partita, gli altri faranno un'altra partita, le punte continueranno ad allenarsi fortunatamente con noi, spero, me lo auguro, questa settimana, quindi Bene sarà magari più in campo, Inglese sarà magari più in campo, Miala sarà ancora più in campo, ed è normale che poi avranno possibilità, lavorando con la squadra, con il gruppo, anche a livello di intensità, di passo, di palleggio, di conoscenze, no? Con il lavoro d'attacco con i compagni, migliorerà. Purtroppo non l'abbiamo potuto avere, quindi qualcosina, no? Abbiamo pagato, potevamo pagare dazio, ma questo lo sapevo già, la vigilia l'avevo messo in preventivo, però ecco, i ragazzi devono continuare a spingere, a lavorare, a giocare. Abbiamo fatto buone cose a tratti, altre volte su alcune cose, ripeto, nel palleggio, nel fraseggiare, nell'aggiramento all'avversario invece di allungare, nel giocare corto. Continueremo a farlo e a lavorarci. Marco, mister, due domande le chiedo. Alla luce di questi tanti problemi che ci sono stati, quanto è dispiaciuto di non aver potuto sfruttare appieno questa lunga sosta che comunque poteva far comodo? Certo, ma però magari vedi, la prendo un po' così, perché molto dispiaciuto, perché magari i ragazzi, avevamo detto che la sosta ci servirà per lavorare, poi ti mancano 6-7 giocatori che sono fuori comunque, chi per la botte, chi per influenza, chi una contusione, chi ha lavorato differenziato in maniera differenziata perché magari era fuori da tanto tempo, vedi Miaila, Koulibaly, e sono rientrati da poco tempo con il gruppo, quindi su questi dovremo continuare a insistere. Però se penso a altre squadre che hanno perso dei giocatori per Covid o situazioni di questo tipo, sono cose del calcio, a volte ci succede, a volte ti succedono in un periodo, poi li recuperi e magari puoi lavorare insieme e migliori. E noi dobbiamo cercare solo di lavorare ancora di più insieme, ed è un peccato che ci sia successo tutto nello stesso reparto, però andiamo avanti. La seconda, più ad ampio raggio, se forse può essere un bene smettere di guardare la classifica e magari pensare alla zona playoff, magari vivere di partita in partita. No, non diciamo niente, diciamo che dobbiamo continuare a lavorare, il nostro obiettivo resta quello, non è che possiamo pensare, no, che una partita ci può far cambiare l'obiettivo, due partite o tre partite. I punti qua, dobbiamo andare alla ricerca di vincere 2-3 partite consecutive, perché come diceva giustamente il collega, questo può riportare ancora più, no, entusiasmo, quello che stavamo riprendendo dopo la partita di Alessandria, no? La squadra pimpante, con entusiasmo, il pubblico, con i tifosi, gli applausi. Queste cose qui a questa squadra, per il percorso che ha fatto fino ad oggi, no? Un po' così, è chiaro che manca.
perché quella è la base del calcio, quello che ti dà fiducia. Allora ecco che salti due volte in meno e hai più coraggio, più fiducia nel giocare corto, nell'andare a giocare e fraseggiare. Quando hai un po' di timore, che fai? La prima cosa più semplice è quella di alzare, e invece noi dobbiamo insistere, dobbiamo cercare di giocare comunque, di fare le cose che prepariamo durante la settimana, ma questo sarà motivo di continuazione, dove dovremo battere ancora di più il ferro per migliorare.